Mister, contava vincere oggi. Il Gelaceri è uscito nonostante espulsioni, difficoltà, ma comunque 3 punti meritati da parte della sua squadra. Sì, 3 punti meritati per quello che abbiamo creato. Io penso che oggi abbiamo creato quasi 20 palle gol, insomma, per una squadra di eccellenza che crea 20 palle gol è giusto che ne vale il biglietto, no? Ritengo che è stata una partita importante contro un avversario che fino a domenica scorsa era capolista, per cui merita grande rispetto, una squadra messa bene in campo, che si chiudeva bene, tutti dietro la palla, con la grande convinzione di usare quelle ripartenze micidiali che possono essere delle grandi polpette avvelenate, che magari noi abbiamo studiato abbastanza bene e abbiamo frenato, insomma, tutti i loro attacchi. È un Gela che adesso dovrà fare a meno di pedine importanti per le prossime gare, come Russello, Runza. Sì, è chiaro che rimane il rammarico soprattutto dal fatto stesso dell'espulsione di Runza, che secondo me ritengo ingiusta, perché forse magari, non lo so, tutto questo parapiglia creato nel sottopassaggio è dovuto a un giocatore di loro, insomma, è già espulso dall'arbitro che va a provocare. Noi con la grande convinzione insieme al portiere Bevilacqua, che ho detto prima ai tuoi colleghi, che ingiustamente è stato espulso, per cui ci ha anche avvantaggiato in questa discesa della vittoria. Il Gela ha fatto la sua onesta partita, ha vinto, ci ha dato 4 gol, quindi gli dobbiamo fare un plauso, però sicuramente la partita non ha, sicuramente tutto l'andazzo è stato per forza di cose è cambiato durante il primo tempo, durante la fine del primo tempo, dopo quel parapiglia che è successo, che devo dire la verità è successo pure per colpa di un mio giocatore che era stato espulso precedentemente, e poi la cosa è dilagata un attimino, però voglio dire, se non fosse successo quello, secondo me la partita era un'altra e non penso ci siano 4 gol fra il Gela e il Dattilo, e sicuramente lo dimostreremo già dalla prossima giornata con il Campofranco in casa. Come ho visto oggi il Gela, come lo vedrà? No, vabbè, il Gela è una grande squadra, un grande allenatore, hanno un ottimo organico sicuramente potenziato da adesso dall'arrivo di Caci, da Russello, magari andando lì a sopperire dove loro avevano qualche problema, quindi sono convinto che fino alla fine si giocherà nel campionato col Mazzara e con la San Cataldese, che sono secondo me le 3 squadre da battere. Il presidente del Gela Calcio ha voluto esprimere il messaggio di cordoglio nei confronti del direttore generale del club biancazzurro, Vincenzo Cannizzaro, che ieri mattina ha perso per una grave malattia il suocero Angelo Gambuto. Io sono qua per dichiarare la nostra vicinanza alla famiglia Gambuto e alla famiglia Cannizzaro per la scomparsa del povero papà di Concetta oggi, stamattina qui all'ospedale di Gela. Per cui abbiamo avuto una giornata atroce, perché il nostro Gela oggi è in lutto, perché siamo vicini a queste due famiglie, e volevo semplicemente dirlo ufficialmente così.